Anche nella stazione di Porta Nuova, la linea 1 della metropolitana si è arricchita di una nuova installazione artistica del noto artista piemontese, il maestro Ugo Nespolo. Sono persone colorate ad animare la banchina della stazione della metro, un vero e proprio non luogo che ogni giorno accoglie migliaia di pendolari e viaggiatori. Fino ad oggi Porta Nuova era l'unica stazione della metropolitana ancora priva del segno di Nespolo e con questo intervento Torino ha completato il percorso artistico denominato Museo nel Metrò, che accompagna lo sviluppo della metropolitana di Torino fin dal 2006. Qui siamo a Porta Nuova, io ho già disegnato tutte le altre 21 stazioni del metrò di Torino, ma questa non l'avevamo mai fatta per delle ragioni, diciamo, tecniche e logiche di dimensione, eccetera. E quindi dopo un bel po' di pensata, siccome tutte le uscite avevano semplicemente queste pannellature metalliche marrone scuro che davano un po' di senso di tristezza, ho cercato di trovare un modo per renderle dinamiche e allegre. Voi vedrete che ci sono delle sagome, delle figure che danno l'idea del movimento, di un luogo in cui ci si muove, tra virgolette, con un po' di, non dico con di allegria, allegria si dice ancora la parola allegria, non lo so, si dovrebbe dire, però noi cerchiamo di trovarla, comunque un po' di dinamicità. Ho già disegnato anche le due nuove stazioni che si faranno, Bengasi eccetera, e quelle tra un po' si vedranno anche quelle per completare un po', perché la struttura di questa metropolitana, io ho lavorato con gli architetti francesi fin dall'inizio, era una metropolitana che non consentiva di aggiungere oggetti, quindi abbiamo lavorato sulle grandi vetrate, sull'iconografia delle stazioni, l'iconografia, il rapporto fra il nome della stazione e quello, e l'esterno, quindi cercando di fare un'operazione anche di racconto. Non dico storico, anche se abbiamo lavorato con l'università che abbiamo ritrovato degli elementi e dei dati. Metropolitana comunque totalmente diversa dalle altre, sia per struttura che per decori.